ci sono tante palestre da mettere a posto ancora, ci sono da sistemare i posti di lavoro, le fabbriche. Tanta strada è stata fatta, ma tanta ancora ne rimane da fare. Il progetto Cuore della provincia di Arezzo arriva primo in Toscana per i suoi numeri, ma Arezzo non è ancora una provincia cardioprotetta al 100%. I defibrillatori non sono presenti in tutti i luoghi pubblici, come dice la legge. Il termine ultimo per adeguarsi era ottobre 2016. Ad ogni modo, nel 2016 sono stati 200 i casi di persone in arresto cardiaco, 44 dei quali rianimati con successo, 39 di questi avevano meno di 65 anni. Dei 200 casi, ben 35 sono avvenuti in luogo pubblico. La provincia di Arezzo è cardioprotetta intorno al 70%. C'è da fare, gli ultimi chilometri sono quelli più difficili, anche più maratoneta. C'è da fare l'ultimo 30%, che comunque è difficile perché sono zone un po' particolari, sono zone che si hanno risposto poco adesso, probabilmente che erano poco motivate, dobbiamo riacquistare un po' la motivazione in questi luoghi qua, ma soprattutto in luoghi pubblici, dove c'è l'obbligo, perché quella palestra da domani, se montiamo in macchina e facciamo la verifica, non c'è niente, va chiusa. Quell'impianto sportivo dove non c'è niente, va chiuso. Quindi questo è un messaggio non terroristico, dire attenzione a cosa fate, però ricordatevi, fate sport in sicurezza. È l'unico modo di avere i defibrillatori. I minuti sono pochi, massimo 3 minuti, se vogliamo salvare soprattutto il cervello, perché il cuore si ferma, ma la mancanza dello, può anche ripartire il cuore, ma la mancanza dell'ossigeno al cervello rende il soggetto poi non più facente parte dell'umanità, in uno stato vegetativo. E quindi recuperare un giovane in uno stato vegetativo vuol dire condannare la famiglia e lui a un calvario. Sempre nel 2016 sono stati effettuati 159 corsi e formate 3.419 persone. Dal 2010 sono oltre 150.000 le persone formate. I defibrillatori presenti in provincia di Arezzo sono 71 in Valtiberina, 115 in Valdichiana, 198 in Valdarno, 242 ad Arezzo e 118 in Casentino. In tutto 752. Una volta abbiamo messo più di 700 defibrillatori e formato quasi 20.000 persone, abbiamo detto vabbè, l'obiettivo è centrato. Non è così, assolutamente non è vero. Dobbiamo mantenere alta la fiamma del problema senza spostare l'obiettivo. L'obiettivo è quello di continuare a salvare vite umane, ma soprattutto di aumentare la copertura del territorio dei defibrillatori e di persone formate. Allora saremo veramente una provincia cardioprotetta. Lo siamo abbastanza, ma non in modo esaustivo, a mio avviso. Quindi ancora dobbiamo camminare parecchio, ancora la stampa ci dovrà aiutare a diffondere il messaggio, come avete fatto finora e vi ringrazio, perché insieme possiamo vincere ancora questa battaglia.